Bene a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro Merca, e oggi siamo qui con uno spacchettamento molto particolare perché andremo ad aprire l'Elite Trainer di Tapu Koko di Sole e Luna Guardiani Nascenti, ovviamente in inglese Guardian Rising, perché il Fat Pack ragazzi è tutto in inglese. Andiamo subito a vedere magari qualche Arthur, come potete vedere c'è Tapu Koko tutto grigio barra nero, non si capisce bene il colore perché è così. Sole e Luna Guardiani Nascenti, e dietro c'è tutto il contenuto, adesso vi dico. Il dado con il disegno si vede lì, Tapu Koko, sì, un disegnino piccolissimo qua, non so se si vede bene. Dadi, i coins giustamente per giocare, le energie, le bustine protettive con l'immagine di Tapu Koko. Questi qua sono i divisori, ragazzi, quelli che trovate dentro i Dexbox, quelli che si per dividere. E questo qui è un mini album con un foglio, dovrebbe essere a singolo per carta, e 8 pacchetti di Sole e Luna Guardiani Nascenti in inglese. La scatola ovviamente fa da contenitore, si fa sbagliare qualcuno. Ok, andiamo subito ad aprirlo. E come potete vedere si estrae, estrae, si toglie questo pezzo di carta che non so cosa sia. Ah, attenzione ragazzi, ma c'entro. Oh, che figata, questo non lo sapevo. Stupendo, hanno messo un libricino con dentro tutte le carte di Guardiani Nascenti. Cioè, no, non ci credo, bellissimo. Guardate là, che figata. No, ci sono rimasto malissimo perché non lo sapevo sta cosa. Nintes. Wishy washy, guarda che bello che è. Lo sfogliamo insieme, guarda che bello ragazzi. Tapu Koko. Ovviamente c'è tutta la serie completa tranne il reverse, poi il reverse perché vabbè, sono tutte uguali quelle lì praticamente. Tapu Lele. Ma le quelle che mi interessano di più ragazzi sono le fuori serie perché io non le ho viste. Oh, guarda che figata ragazzi. Ne le ho viste proprio tutte, 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 quelle oro. Vediamo un po'. Giriamo. Mamma che spettacolo. Ah, eccole qua, c'è l'acqua patch, super martello. Ok ragazzi, quindi andiamo a vedere subito il contenuto. Si apre così ragazzi, troverete questi due cosi neri che non so cosa, per non far cadere il coso, quindi andiamo subito a vedere, apriamo. E cosa troviamo qua di bello? Dei dadi, tutti gialli, e poi c'è questo qua particolare con il simbolo di, se lo trovo, ecco qua, di Guardiani Nascenti, trasparente. Molto figo. Poi, eccoci qua, andiamo con i nostri, apriamo domani, apriamo dai, con il nostro attacco GX, che sembra metallizzato ragazzi, si potrebbe attaccare al frigorifero sembra, poi questo dovrebbe essere avvelenato e questo dovrebbe essere, oddio, non mi ricordo, forse bruciato, che Pokémon, non mi ricordo ragazzi, purtroppo non ci gioco tantissimo, quindi, vabbè, comunque questi qua sono i tre coins che troviamo, poi andiamo a trovare subito le bustine protettive. Magari mettiamo l'incontrare, magari vi chiamo. Bustine protettive. Perché hanno fatto disegnato nero? Non si sa. Potevano magari metterlo con i colori, che erano proprio divertenti. Se andiamo a vederne una. Ok, lo sfondo è argentato, giustamente. Ok, e questa è una bustina molto bella. Sono ben 60 dentro, 60 bustine, giusto per un mazzo. Poi, queste sono tutte le energie. Andiamo a vedere se sono tutte veramente energie. Magari c'è una sorpresa dentro, che ne sai? Ok, infatti come possiamo vedere, niente ex. Scherzavo, dai, sono tutte energie comunque ragazzi, molto, sono abbastanza comode per giocare. Poi, ovviamente il codice per sbloccare, in teoria io quello ho sbloccato quello di Sole e Luna, mi dava le bustine protettive e forse la medaglia, non mi ricordo, no, in teoria solo le bustine protettive ti davano. E poi abbiamo i nostri divisori, come potete vedere. Sono tipo incartonato, ce ne sono, ah no, sono tutti uguali, sì, sono tutti uguali, con quattro immagini di Tapu Koko. Ok, e poi, ovviamente, in teoria è finito, infatti non c'è più niente ragazzi, se non le 8 bustine, come avevo detto prima. Vediamo se abbiamo trovato tutti i 4 artwork, in teoria sì, 1, 2, 3 e 4. Sì, eccoli qua, i 4 artwork. Adesso andiamo subito ad aprirlo, magari troveremo qualcosa, chissà cosa troveremo. Ok, andiamo con l'arto qui Tapu Koko. Tapu Koko. Ok, mettiamo quel codice 1234 12. Non mi sembra di aver sentito niente, ma andiamo subito a vedere. Chansey, Gotita, Vulpix con Malola, Fletching, Machop che fa la dub, tra l'altro, Deck, Energia, Whimsicott, Acqua Patch, Super Martello e Slowking Reverse. Attenzione, c'è un'altra non l'ho sentita e Saladin, Salazel, Salazal, comunque qualche è raro. Ok, andiamo con Commo. Codice
mettiamo lì, 1, 2, 3, 4, 1, 2, no, sono strane queste carte ragazzi, in inglese sono molto strane. Staffall, Wildmare, Machum che fa la dub, Wimpod, Yagmo, L'Energia, Metang, Sudowoodo, questo era, Barella era tipo, non mi ricordo più, sì, Metang Reverse e Oricoro, raro. Torniamo, oh, subito Machum, che fa? Non fa la dub, questo ti manda a quel paese praticamente. 1, 2, 3, 4 ragazzi, 1, 2, non sento mai niente, ma cavolo, io solo e Luna sono veramente sfigato, ve lo dico, eh. Machop, Rockcraft, Beldum, Wildmare, Gommi, L'Energia, Iris, no, non lo so, perché è bello, ma è bruttissimo, Sudowoodo, Hala e Trevenant, raro, ma non foil. Dai, 5 pacchetti, non ho già aperti 3, ragazzi, e non ho trovato già niente. Andiamo già malissimo, andiamo. Vai con l'Icaroc, magari lui ci porterà fortuna. Codicino, 1, 2, 3, 4, 1, 2, niente. Che tristezza. Petilil, Chansey, Gotita, Vulpix, Fletching, Energia, Metang. Questo cos'è? Quello solare, se non sbaglio, il sole, Sharpedo e un panda, Fangoro, mamma mia che te... Niente, siamo già metà pacchetti andati e non abbiamo trovato niente. Andiamo con l'Icaroc, dai, una GX, almeno una GX, anche se in inglese, fai niente, ma almeno una GX, devi dare, fammela trovare. 4, 1, 2, no. Piango. Nosepass, Macro, Vanillite, Cast for Energia Erba, Weeping Bell, Acqua Patch, recupero acqua, mi ricordo, Super Martello, Snowrun Reverse, ancora Pangoro, cioè ragazzi, ma veramente due pacchetti di fila e due Pangoro, basta, non ne vogliamo più, tre pacchetti, cosa scegliamo? Andiamo col mezzo, dai, Ninetales, portami fortuna, Formalola, 1, 2, 4, 1, 2, ma perché non trovo mai niente? Staffle, Wildmare, Machomp, dai, dabba qualcosa, Wimpod, Energia, Gali, Mach, Reverse, Energia Lotta, ma che Reverse ragazzi, ma mi sto drogando, ma è normale, sembrava, vi giuro ragazzi che sembrava brillante, Drampa Reverse, è un pesce, ma dai, basta, voglio trovare una GX, qua dentro, sono sicuro, 100%, 100% che c'è una GX ragazzi, 4, c'è qualcosa, raga. Liscio, è liscio, tutto liscio. Ok, c'è qualcosa, addio. Non ci credo, prendi fuoco per favore. Macro, Eleptile, Machomp che ti manda quel paese, Slowpoke, Vulpix Alola, Energia, Komala, scambio multiplo se non sbaglio, Watchon, Oricoro e Sylveon, GX, tanta roba, non è ultra, no, dai, ma perché non era ultra? Mi sembrava... Ah, ma fregato, ragazzi, ma... No, Sylveon GX, mamma mia, ragazzi, è molto. Vi posso dire che su Sylveon è una delle carte che si trova di più. Vi giuro che ve ne ho trovate veramente tantissime quando aprivo i pacchetti. E l'unica GX che quando ero contento che trovavo GX era sempre Sylveon. Che tristezza, veramente. Vabbè, almeno mi hanno trovato una, cavolo. Di solito non trovo neanche uno. Andiamo con quest'altro e ultimo pack. Vediamo se troviamo almeno una ultra. Sì, tanto, non trovo niente tanto, come al solito. Come al solito, ma niente, Snorlax, Patrat, con gli occhi un po' strani, Gligar, Energia, Alomomola, Lettino, Castform e Garbad, non è da sottovalutare, perché è devastante, io l'ho vista giocare ed è molto molto forte, perché con una energia praticamente fa 20 per ogni strumento che avete nel vostro cimitero, quando giocate, cioè quindi praticamente il primo turno, se uno usa già 5 strumenti, già questa carta fa 100 danni al primo turno e non è male per niente, infatti è molto giocato. Ok raga, abbiamo finito i pacchetti, andiamo a fare un piccolo riassunto velocissimo di quello che c'è dentro. Quindi i divisori di Tapu Koko, che qui c'è un casino ragazzi, non potete vedere, ma c'è un casino davanti, i segnalini, i mitici dadi, uno trasparente e altri non, mettiamo tutto qua sotto, lascio dei trasparini, le bustine protettive molto fighe, ovviamente il codice per sbloccare il Tapu Koko, no, terzo, questo
per trovare le bustine di tofu cocco, attenzione, eh? E il mitico libricino che io non sapevo neanche l'esistenza che c'era qua dentro, che è molto molto bello, con tutte le carte, ovvero la lista completa. Il pack pack, il contenuto è finito, ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi lascio il link in descrizione di questo prodotto, lasciate il like e un commento se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Swag, swag, white boy swag.